continuiamo a passeggiare sulla bellissima Fifth Avenue fino ad arrivare al Rockefeller Center. Il Rockefeller Center è un luogo molto caratteristico. Uno, perché comunque è un complesso di 19 edifici e già di per questo è una cosa unica nel mondo, ma anche perché direttore al Rockefeller Center viene messo quel famosissimo albero di Natale, dove tutti i newyorkesi e tutti i turisti durante il periodo natalizio amano farsi fotografare. E poi allo Rockefeller Center vi è la pista di pattinaggio sul ghiaccio, molto famosa perché è stata location di tantissimi film. Uno su tutti, Mamma ho riperso l'aereo, mi sono smarrito a New York, e chi è non ricorda la famosa scena di Kevin che pattina sul ghiaccio per scampare ai due simpaticissimi banditi. Quindi in questo video vi mostrerò il Rockefeller Center e poi proseguendo fino ad arrivare sull'ottava, la statua di Cristoforo Colombo è l'inizio di Central Park. L'ottava sta dopo la Tuscolana o prima? Numido Quadrato. Tuscolana, Numido Quadrato. Ok, importante saperlo. Eh sì. Ed eccoci qui, alle nostre spalle sempre la Fifth Avenue e ci troviamo al Rockefeller Center. Il Rockefeller Center è un complesso di 19 edifici commerciali qui a New York, a pochi passi da Central Park. Di fronte a noi possiamo ammirare il palazzo principale, il grattacielo principale in tutta la sua bellezza, in tutta la sua maestosità, dove all'ultimo piano c'è anche un punto di osservazione. Rockefeller Center è famosissimo per tanti motivi. Il primo è che nel periodo di Natale vi è l'albero di Natale più grande di tutta New York, dove milioni di turisti si affollano per fare delle fotografie e dove alla fine vi è la famosissima pista di pattinaggio. Ognuno di voi, credo, avrà visto il film Mamma ho perso l'aereo. Il piccolo Kevin pattinava proprio lì in fondo, dove vi porterò. Chi di noi non ricorda quando il piccolo Kevin scappava inseguito dai due simpatici banditi? Questo è il cuore dello Rockefeller Center, costruito dall'omonima famiglia Rockefeller, una delle famiglie di banchieri più ricca e potente al mondo. Questa location è anche famosa per l'albero di Natale che viene messo lì, simbolo proprio delle festività natalizie qui a New York. Immaginatevi questa location addobbata di tante luci, la pista di pattinaggio e l'albero di Natale. Shines brightly over Manhattan, and we'd like to take this moment to express our sympathies to all those affected by today's events at San Bernardino County. The folks of Forge are with you. And from all of us here at NBC, we would also like to wish you at home a very happy, healthy, and safe holiday season. Merry Christmas, everybody. Good night, everyone. Happy holidays. Stole Christmas, starting now on NBC. Questo edificio è il simbolo dello Rockefeller Center. 70 piani, 266 metri d'altezza.